È sempre Maratona TV 8 marzo da parte della nostra emittente delle Fonti TV e allora diamo il benvenuto già in collegamento con noi a Elena Ghezzi, presidente Donne Impresa Confartigianato Lombardia. Grazie presidente per essere qui con noi. Donne Impresa in Lombardia, beh, quindi parliamo di imprenditrici e quindi cerchiamo di capire oggi chi sono le imprenditrici a capo delle piccole e medie imprese artigiane nella nostra regione. Imprenditrici a capo di impresa naturalmente in Lombardia sono donne che si definiscono flessibili, multitasking e problem solver. Sono donne che hanno subito in pieno gli effetti dello shock pandemico, sia nella gestione delle attività lavorative, quindi nella gestione della loro impresa, che nella gestione dei tempi di famiglia, vita e lavoro. Sono donne però determinate e resilienti, non vogliono scegliere tra essere imprenditrici o avere una famiglia. Sono donne preoccupate in questo momento per il calo demografico che purtroppo così, ci mette davanti al fatto che se gli strumenti, se tutte le situazioni, i servizi a supporto della famiglia non escono in maniera preponderante, vedranno un calo sempre più determinante nelle famiglie. Che purtroppo, ahimè, anziché essere numerose, saranno gestite da solo un figlio. Naturalmente sono donne che gestendo attività lavorative e impresa e famiglia devono far conto su quello. L'abbiamo visto durante la nostra survey, che naturalmente è disponibile sul nostro sito di Confartigianato, come le donne devono faticare, faticano il doppio rispetto ai colleghi uomini e quindi hanno necessità di maggiore supporto e considerazione. Beh, a proposito di questo ultimo tema, che si fa più fatica, credo che con la pandemia, sicuramente è cambiato tutto. Probabilmente, e qui torno da lei, Presidente, è cambiato soprattutto per le donne e non credo in positivo. Assolutamente, la pandemia ha aumentato la difficoltà con cui ciascuna donna imprenditrice affronta la sua giornata lavorativa e quindi la difficoltà a portare avanti e gestire la propria impresa. Ad oggi il 38% delle imprenditrici ritiene che l'emergenza sanitaria abbia reso molto difficile gestire e fare impresa. Questa quota sale addirittura al 59% se ci rivolgiamo a tutte quelle donne che devono supportare la gestione dei carichi di cura, magari in toto dal momento che spesso troviamo famiglie dove l'imprenditrice è il capo famiglia e di conseguenza a maggior ragione deve supportare in toto, quindi al 100%, il carico di cura dei figli, della famiglia, dei genitori e quindi o delle persone disabili. Quest'anno purtroppo abbiamo riscontrato un calo del fatturato delle nostre imprenditrici, perché seppur così presenti per quanto riguarda le imprese di servizi, visto che le nostre imprenditrici principalmente gravitano nei servizi alla persona, nelle imprese di pulizia, nelle imprese principalmente di servizi, di costruzioni e quant'altro, hanno riscontrato una grande difficoltà nella gestione durante la pandemia. Quindi si sono ritrovate ad effettuare il famoso smart working, che purtroppo non è stato ancora ben regolamentato e di conseguenza non ha consentito di essere utilizzato come strumento valido per tantissimi momenti della propria attività imprenditoriale, ma gestito come lavoro da casa, quindi aggravando ulteriormente il carico della donna e dell'imprenditrice.
Possiamo anche guardare al futuro a questo punto, sperando in un futuro che sorrida più di quanto lo stia facendo il presente, ma alle esigenze principali delle imprenditrici per costruire appunto quello che sarà l'impresa del domani, ecco. Sì, allora sicuramente l'eliminazione del gap di genere, quindi riuscire a superare completamente il divario che c'è tra fare impresa da parte di una donna e quella da parte di un uomo. Bisogna avere parità di diritti pur valorizzando la differenza di genere. Questo per noi è fondamentale perché sappiamo benissimo come le donne abbiano capacità maggiori da un punto di vista anche della formazione, della preparazione, sono donne maggiormente laureate che si tengono formate e in continuo aggiornamento, però il divario rispetto alla possibilità di fare impresa di un nostro collega uomo è ancora troppo evidente. Naturalmente, c'è necessità che le donne abbiano una formazione delle competenze digitali più performanti. Questo è un gap che abbiamo riscontrato in quanto la possibilità di formarsi e di avere degli aggiornamenti e di digitalizzare le proprie imprese sia ancora un pochino difficoltose per le nostre imprenditrici. Un altro aspetto che va tenuto in considerazione, che va assolutamente così eliminato, deve essere il divario salariale, poiché a parità di livello vediamo come le donne, al di là imprenditrici, ma anche rivolto alle lavoratrici, talvolta dovendo utilizzare il part-time, che purtroppo è una scelta obbligata più che una volontà a volerlo fare, consente alle donne di avere uno stipendio sicuramente più basso e limitato. Quindi assolutamente. Dal nostro punto di vista, come Confartigianato Donna Impresa Lombardia, promuoviamo l'educazione socioculturale rivolto al superamento degli stereotipi di genere. Chiediamo che le donne siano più presenti e vogliano maggiormente partecipare e quindi essere presenti nei luoghi decisionali, quindi ai tavoli istituzionali, nelle task force, al governo. Introdurre una sorta di welfare aziendale che consenta una buona gestione di quello che è l'armonizzazione della vita familiare con quella lavorativa. Ripensare un po' i modelli di business organizzativi delle aziende, perché talvolta noi donne, prese da tutte le attività che devono essere svolte, devono essere fatte, non riusciamo ad organizzare bene quella che è l'attività e di conseguenza non essere proprio performanti in tutti i casi, insomma. Promuovere assolutamente la flessibilità degli orari, quindi rivolte sia alle imprenditrici per avere la possibilità di gestire anche proprio il benessere proprio della persona, perché sappiamo benissimo come il carico di cura, tutti gli impegni e la gestione aziendale talvolta ci bloccano sul fatto di dover vivere comunque in un benessere psicofisico la nostra vita. Intanto ho mostrato e sto mostrando anche, insomma, l'articolo che avete pubblicato su confartigianatolombardia.it sull'8 marzo. Queste sono le caratteristiche e profilo imprese femminili lombarde, mentre il titolo, insomma, riporta 8 marzo, imprenditrice al tempo del Covid, lavorare è diventato molto difficile, che è uno dei temi che stiamo affrontando con il presidente di Donna Impresa Confartigianato Lombardia. Prima di salutarci, una conquista, una sola, che augura di fare alle donne, insomma, per il prossimo futuro, dato che appunto è l'8 marzo. Allora, assolutamente tra le conquiste che io auguro ed auspico per tutte le donne imprenditrici lombarde e non solo, naturalmente, perché siamo presenti su tutto il livello nazionale, essendo Confartigianato un'associazione datoriale molto importante, molto presente e rappresentativa di tutta la micro e piccola impresa che è l'ossatura del nostro paese. Assolutamente auspico, dico delle
delle parole, dei concetti, no? Più autonomia, più rispetto, più opportunità, maggiore fiducia, più considerazione, più condivisione dei tempi di cura della famiglia. La maternità retribuita per le donne imprenditrici al pari delle donne lavoratrici, poiché teniamo a precisare che al centro mettiamo la persona, per noi è molto importante, le nostre imprese sono costituite da persone e di conseguenza la parità dei diritti a poter generare, per cui anche nell'ambito della genitorialità riteniamo molto importante dare un segnale in questo senso, quindi superare anche queste difficoltà, la diversità di trattamento tra imprenditrice e collaboratrice. L'assoluta libertà di scegliere è fondamentale, è un segno di libertà, è un segno di una comunità economica sviluppata e al passo coi tempi, quindi poter scegliere di essere imprenditrici e al tempo stesso di avere una famiglia, anzi auspicare che le famiglie siano sempre più numerose, visto che il tema del calo demografico è un tema che ci preoccupa davvero molto. Infine, sì, per chiudere, prego, prego, Presidente. Dico maggiori opportunità, sicurezza e assolutamente nessuna rinuncia a realizzare i propri sogni. Non smettiamo di sognare, è una cosa molto bella e importante in questo momento. Non facciamolo, mi raccomando, uomini e donne. Grazie Presidente, grazie Elena Ghezzi, Presidente Donne Impresa Confartigianato Lombardia, per questa sua fotografia. Siamo stati brevi, ma siamo stati sicuramente chiari e efficienti. Buon lavoro Presidente e buon 8 marzo anche a lei. Grazie molto. Alla prossima, grazie. Questa è la situazione, come vedete, insomma, ce ne sono di argomenti, di numeri, di questioni ancora ben lontani, insomma, dalla risoluzione, ma su cui ci stiamo concentrando in questa lunga maratona che ci vede protagonisti per l'8 marzo e che vede protagonista le fonti TV. Abbiamo avuto nel corso della giornata ospiti illustri come Ferruccio De Bortoli, come Ilaria Cucchi, come Vittorio Feltri. Abbiamo parlato anche con Gabriel Fellus e Queen Maya, con cui abbiamo parlato di femminicidio e di gender gap, che laddove insomma sembra, magari può sembrare più difficile trovarlo, si sta andando a generare, cioè il wrestling, insomma lo sport entertainment forse maschio per eccellenza. Segnalo anche ovviamente il presidente della regione Fontana, con cui ci siamo collegati assieme a Manuela Donghi, e poi Giorgia Meloni, leader dell'unico partito all'opposizione in questo momento, in compagnia di Antonello Piroso, con cui insomma abbiamo fatto una dinamica ampia sulla situazione politica del paese, ma anche insomma sulla questione donne e politica, tema affrontato e approfondito anche tra gli altri, insomma, con Alessia Mosca, già deputato e nonché europarlamentare e prima firmataria della legge Mosca Golfo, che di fatto permette insomma una sorta di equilibrio nella scelta tra uomini e donne all'interno dei CDA delle società quotate. Adesso tra poco la regia mi dirà il quando saremo pronti per collegarci. Lo siamo, perfetto. Allora grazie sempre alla regia, lo ricordo ancora una volta, loro sono gli eroi di questa maratona, non tanto noi in conduzione. Un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi a Elena Caneva, capo ricerca centro studi di We World. Elena, grazie per essere qui con noi e buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Un po' l'argomento lo abbiamo affrontato con il presidente di Confartigianato Lombardia, ma io credo che sia forse il tema in assoluto che riguarda le donne oggi, cioè donne e pandemia. Una vostra ricerca, peraltro, che avete pubblicato proprio in questi giorni, ci spiega come siano proprio le donne ad aver perso di più dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista proprio delle entrate economiche. Poi c'è anche la parte della instabilità, insomma, della percezione che oggi siamo un po' tutti quanti, ma le donne soprattutto, sul filo del rasoio, insomma, in un equilibrio sempre più precario. E questo è quello che emerge dalla vostra ricerca fatta con Ipsos da parte di WeWorld.
Sì, esattamente. Noi avevamo già nel primo lockdown, a primavera 2020, iniziato a percepire una serie di criticità che stavano investendo la vita delle donne italiane, perché avevamo già fatto una prima indagine con Ipsos, appunto a marzo 2020, in cui il 60% delle donne intervistate ci diceva che si stava occupando da sola del carico di familiari, figli, anziani, disabili. E questo influiva anche sulla loro possibilità di fare progetti per il futuro anche dal punto di vista economico. E poi noi come WeWork abbiamo un programma che si chiama Programma Spazio Donna, sono dei centri di aggregazione per le donne situati in diversi quartieri italiani e da qui dalle donne che frequentano i nostri spazi emergeva un carico di lavoro, di cura domestico insieme al lavoro quando il lavoro c'era molto importante. Quindi già da lì c'erano delle avvisaglie, per cui a marzo, adesso proprio appunto abbiamo presentato i dati il 4 marzo, nei primi mesi del 2021 abbiamo provato a risondare di nuovo la condizione economica delle donne. E come potete appunto vedere dai dati che avete ora messo a immagine, una donna su due, la metà delle donne, ci dice che ha subito una diminuzione delle proprie entrate economiche e si percepisce più instabile da un punto di vista economico. Sicuramente anche all'interno dell'ampia categoria femminile alcune donne sono più colpite di altre, le donne più giovani, ma questo un po' perché dipende dalla condizione lavorativa già antecedente la pandemia, cioè le giovani sono per lo più donne che sono già in condizioni di lavoro precarie con contratti temporali a termine e quindi sicuramente in parte hanno subito le conseguenze economiche della pandemia. Dall'altra però anche le donne non occupate con figli e quelle con figli piccoli, cioè tra le categorie più colpite anche le donne che hanno i figli in età fra i 0 e i 13 anni. Questo dal punto di vista economico. Come ricordavate, però, poi la situazione economica influisce anche sulla situazione, il benessere generale delle donne da un punto di vista psicologico, emotivo, perché dalla nostra ricerca anche questo elemento emerge in maniera forte, una fatica dovuta sia al contesto esterno dal punto di vista della salute, sia appunto al carico, sovraccarico di lavoro familiare domestico e alla peggiorata condizione economica. Per cui un insieme di cose che incide in generale sul benessere delle donne. E mostriamo anche qualche cartello, noi l'abbiamo preso insomma attraverso anche le vostre pubblicazioni sui social network. Qui abbiamo una donna su due che ha paura di perdere il lavoro, di questo ne abbiamo già parlato. Una donna su due dichiara una diminuzione delle proprie entrate economiche. Poi ci sono anche gli aspetti che segnalavi tu giustamente, Elena, a livello di benessere psicologico che viene meno inevitabilmente, che subisce una forte contrazione, se vogliamo usare un'espressione che usiamo anche nelle nostre dirette economiche e finanziarie. Il 28% delle donne non occupate con figli rinuncia a cercare un lavoro. Due donne su cinque si fanno carico delle persone non autonome, la cui situazione ovviamente rischia anche di peggiorare nell'ambito di una pandemia internazionale. E poi, insomma, c'è anche la questione della dipendenza, diciamo così, economica dalla famiglia o dal partner, e in questo caso sono quattro donne, sono più di quattro donne su 10. Questo, ripeto, sono alcuni cartelli che ci siamo permessi, Elena, di recuperare dalla vostra attività, social per, insomma, dare una fotografia ulteriore della situazione, della difficoltà. Noi abbiamo titolato così: la disoccupazione è soprattutto donna, non solo disoccupazione, ma insomma si parte da lì sostanzialmente. Sì, tra l'altro vorrei segnalare due aspetti che secondo me sono particolarmente critici. Prego. Il primo è quello di quel 28% di donne non occupate che rinuncia a cercare il lavoro. Cioè sono donne che erano già prima della pandemia ai margini del mercato del lavoro e che adesso sono ulteriormente ai margini perché rinunciano persino a cercarlo.
quindi le più svantaggiate tra le svantaggiate. Tra l'altro, questa è una mia opinione personale, ma credo che all'interno di questo bacino di donne non occupate, tra le nostre intervistate ci siano anche donne che avevano magari dei contratti nell'economia informale già prima del Covid e che hanno perso questo lavoro nell'economia informale, nel lavoro nero con le misure di restrizioni e via dicendo. Per esempio, penso al settore dei servizi, alle badanti, alle babysitter e via dicendo. Quindi, noi purtroppo non riusciamo a fotografare lo status di quelle donne che erano nell'economia informale e che probabilmente hanno perso il lavoro già con il primo lockdown, ma sicuramente è una fetta del mercato del lavoro importante e su cui sarebbe importante avere uno sguardo particolare e un'attenzione specifica, perché di fatto contribuiscono bene o male a sorreggere anche tutto il nostro welfare, perché erano quelle donne che facevano appunto le domestiche, le babysitter nelle case di altre donne, ecco. Chiaro, assolutamente. Riguardando insomma i dati che abbiamo elencato, insomma, anche attraverso poi la ricerca insomma, appunto da parte di WeWork con Ipsos, delle varie situazioni che vedono la questione delle donne, tu hai detto giustamente tra le più penalizzate, tra le penalizzate possono essere appunto quelle che cercano lavoro e che smettono di farlo. I progetti di vita, sostanzialmente, questo anche un po' per chiudere il nostro discorso che meriterebbe molto più spazio, ce ne rendiamo conto, ma insomma, qui cerchiamo di fare un po', di dare spazio un po' a tutti quanti, a più sfaccettature. Dicevo, la ricerca, il progetto di vita e di benessere per la famiglia o con il proprio compagno quasi mette, no, nelle condizioni la donna di non potersene occupare, insomma, va a pesare più sulle spalle dell'uomo, evidentemente, perché insomma, la pandemia ha generato una situazione non so quanto controllabile che mette appunto in disparte, ripeto questa parola non perché non so quale altra usare, ma per sottolineare questa cosa, il ruolo femminile, il ruolo della donna. Sì, poi non dimentichiamoci che l'empowerment economico delle donne è anche uno strumento per prevenire la violenza contro le donne, un altro tema che è caro a WeWork. Cioè, nel momento in cui una donna ha potere economico, riesce anche a fuoriuscire più facilmente da situazioni di violenza familiare o anche a prevenire l'esercizio del potere e della violenza nei casi più estremi in alcune situazioni. Violenza che, tra l'altro, appunto in questo anno di Covid è aumentata proprio in ragione di tutte le restrizioni che abbiamo subito. Tutti i dati ci dicono che la violenza contro le donne è aumentata, si stima, di circa il 30%. Quindi emarginazione anche dal mercato economico e la mancata partecipazione all'economia del paese è un fattore che aggrava ulteriormente questa forma di dipendenza e questo squilibrio di potere all'interno della coppia che poi va a esacerbarsi in situazioni di violenza in alcuni contesti specifici. Ricordiamo insomma come WeWork da oltre 50 anni lavora per garantire i diritti di donne, ma anche bambini e bambine in 27 paesi nel mondo, Italia compresa. Io ringrazio Elena Caneva, capo ricerca Centro Studi di WeWork, per essere stata in nostra compagnia e per averci illustrato parte della ricerca appunto realizzata attraverso Ipsos che mette come focus insomma l'effetto Covid. Le donne soprattutto sono le vittime a livello sia lavorativo sia a livello sociale. Abbiamo parlato anche della violenza. Vedete come tutto va a ricollegarsi con i vari ospiti che abbiamo e le varie fasce che abbiamo. Ne abbiamo parlato prima, il tema del femminicidio e delle violenze. Torniamo a parlarne adesso partendo comunque dal tema lavoro e dal tema Covid. Elena Caneva, chiedo scusa, grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon E lavoro, buon buon 8 marzo, proseguimento. ovviamente. Grazie, arrivederci. 15 e 28, tra poco Wall Street riparte e noi la commentiamo in diretta con Anna Resti Bontoi, dopo la pubblicità.